tutti. Se cade il governo, se il PDL fa mancare la fiducia a questo esecutivo, ma non si sciolgono le Camere, voi siete disponibili a dare la fiducia su un programma preciso? Grazie. Il PDL non farà assolutamente cadere il governo, non ne ha interesse, cioè non c'è un interesse. Ma se succede è la stessa domanda che fate da mesi, continuamente, la stessa domanda. Non si può un giornalista, una categoria giornalistica, fare costantemente la stessa domanda. Allora, oggi dal Presidente della Repubblica, al Presidente della Repubblica, a proposito di fiducia, alleanze e così via, a chi dovremmo dare la fiducia? A chi mette un disegno di legge costituzionale a fine luglio per modificare la Costituzione? Allora, finora queste persone non hanno minimamente voluto realizzare il nostro programma, neanche una minima parte, non hanno voluto dare nessun gesto di cambiamento. Quindi finché non rinunciano ai rimborsi elettorali, finché non vogliono attuare veramente, non a parole, ma concretamente quello che è il nostro programma, non c'è da dare nessuna fiducia. Se fanno dei gesti concreti, reali, allora ne iniziamo a parlare. È sempre il solito discorso. Il PD finora ha dimostrato di avere meno palle e meno coraggio pure del PDL. Siamo arrivati addirittura a dire, prima pensavamo e dicevamo al PD come fate ad allearvi col PDL, siamo arrivati a dire in aula al PDL ma come fate ad allearvi col PD. È allucinante. E ora ci viene chiesto se dobbiamo dare la fiducia. Ma di cosa stiamo parlando? Io quando vado a casa i miei genitori mi dicono, mi avete fracassato le scatole con questa cosa della fiducia al PD. Ma perché non fate quello che siete stati là mandati a fare? Cambiare veramente questo paese? Non lo volete fare? Addirittura siamo arrivati a dirgli, guardate, c'è un reato per la messa in prova al PD, al PDL. Signori, c'è un reato per la messa in prova che prevede di mandare, far andare ai domiciliari coloro che sono accusati di pornografia virtuale. Cioè già il reato lo fanno in casa e noi che facciamo? Gli diamo i domiciliari. Una pazzia. Facciamo una messa in prova, va bene? Gli diciamo al PD, al PDL, gli vogliamo stanziare un po' di soldi per le forze dell'ordine per poter attuare la messa in prova e votano contro. Ma con chi dobbiamo parlarci con questa gente? Prima cambiano il cervello e poi ne parliamo. No, ma il cervello non lo cambiano, il cervello è quello. E anche se li modifichi geneticamente.